Sì, mi chiamo Roberto Grendene, sono il portavoce del Circolo di Bologna e il responsabile nazionale delle campagne eventi della UAR, Unione degli Arti e degli Agnostici e Razionalisti. E circa 2 anni fa un ragazzo, un giovane di Genova doveva farci operare al cervello qui al Bellaria. Allora ci ha chiesto aiuto perché fossero rispettate le sue volontà, ossia una dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari, su ciò che gli sarebbe potuto capitare se l'operazione non fosse andata a buon fine. E quindi ci siamo confrontati con lui, aveva già depositato il proprio testamento biologico a Genova, dove la città lo aveva istituito e dove il nostro coordinatore era stato il primo a depositarlo, però non sapeva se poteva valere anche qui. Allora, quello che abbiamo fatto è stato essere interlocutori con il comitato etico dell'ospedale Sant'Orso, se non sbaglio, e di far inserire in aggiunta al consenso informato le proprie volontà, il proprio testamento biologico. In via d'urgenza il comitato etico del Sant'Orso ha dato assenso ed è stato possibile farlo. Quindi da questo punto di vista vorrei ringraziare questo rapporto con l'amministrazione sanitaria, con l'azienda sanitaria che ha permesso ciò. L'esperienza è stata positiva, nel senso che il paziente ha potuto affrontare serenamente questa operazione, che è riuscita, quindi c'è stato anche un buon esito per la persona. Comunque non è stata calpestata, diciamo, la sua dignità. Se mi è permesso fare un'altra osservazione sulla partecipazione, perché ho preso spunto da ciò che dicono, da ciò che dice Diritti Senza Barriere nei propri volantini, alla partecipazione viene spesso risposto mancano i soldi. Vorrei far notare che non mancano per un'organizzazione, ossia c'è una legge, la legge 12.989 regionale, che prevede l'assunzione di assistenti religiosi. Vado al succo, 2.287.000 euro l'anno, o almeno questo nel 2010, vengono dati dalle aziende sanitarie tramite convenzioni agli assistenti religiosi. Sono scelti esclusivamente persone il cui nome è dato dai vescovi, non sono ammessi altri culti e non è ammessa neanche l'assistenza morale non confessionale, quella che ad esempio i nostri volontari fanno all'ospedale di Moliente di Torino, dove è l'unico ospedale dove siamo stati ammessi come volontari, perché a Bologna il 66% e oltre dei matrimoni civili non è appunto con rito civile non religioso, quindi questa fetta di persone si trovano in ospedale senza poter contare su un'assistenza morale, mentre invece circolano solo persone, uomini mi viene a dire, perché non penso che ci siano molte donne nei nostri ospedali. E l'ultimissima cosa è il nostro presidente onorario Carlo Flamigni, oltre a Margherita Hack, Sergio Staino, Dagmar Mailati, ci ha posto una questione che noi vorremmo portare come diritto, cioè chiedere al nostro medico dalla parte di chi sta, perché ci sembra, anche nei documenti che sono stati prodotti da Diritti Senza Frontiere, che il dialogo e il rispetto della volontà e delle decisioni del paziente debba essere sempre tenuto in considerazione. E qui mi ricollego, diciamo, al diritto al testamento biologico, che è minacciato anche in questi giorni da una legge che invece è contro il testamento biologico.